2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti. La morte, come dice la liturgia, è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono singolare della sua misericordia, noi in Cristo, il primo risorto, la primizia di tutti coloro che risorgono, vinciamo la morte e entriamo nella vita vera, che è la vita della gloria. Per cui ecco, i veri morti in realtà sono coloro che non conoscono il Signore, che vivono e camminano su questa terra come degli zombie, i quali non sanno il senso della vita e non sanno che cos'è il vero amore, qual è la sorgente del vero amore. E i veri vivi invece sono coloro che muoiono nel Signore. Ecco, i nostri morti non è che non ci sono più, ma sono all'altra riva della vita, ci sono due rive nella vita, una su questa terra e l'altra oltre la morte in cielo, insieme a Gesù. E i morti sono dove noi siamo, i nostri morti, e i morti sono in Dio. Quando più noi siamo vicini a Dio, tanto più li sentiamo vicini. Non solo, ma la Chiesa noi sappiamo che è una comunione, c'è il dogma di fede, la verità di fede della comunione dei santi, per cui morti in grazia di Dio, vivi, santi che già partecipano alla gloria del Signore risorto, formiamo tutti una sola comunità. E i meriti di ciascuno, le preghiere di ciascuno si travasano anche agli altri. Ecco perché noi preghiamo anche i nostri defunti, li possiamo pregare perché intercedono per noi. Loro però possono pregare per noi, possono intercedere per noi se noi ricorriamo a loro, ma non possono più intercedere per se stessi, non possono meritare per se stessi, quelli che sono in purgatorio, quelli che sono in paradiso, sono santi, quindi possono pregare per noi e non hanno più bisogno di preghiere per loro stessi. Quelli che sono in purgatorio invece hanno bisogno dei nostri suffragi, delle nostre preghiere, delle nostre indulgenze. Ecco, per il 2 di novembre e anche per tutto il mese di novembre c'è possibilità di lucrare, di prendere l'indulgenza per i defunti. Anzi, quanto più noi preghiamo per i defunti, tanto più rendiamo efficace, nella logica appunto della verità di fede, della comunione dei santi, la loro preghiera per noi. Ci sono tanti esempi nella vita dei santi dell'esistenza del purgatorio, cioè di questo stato dell'anima, di persone defunte, le quali sono già salve, però non ancora perfettamente purificate per essere ammesse alla visione e alla piena fruizione di Dio. Non solo, ma la Sacra Scrittura accenna in alcuni passi al purgatorio, come ad esempio nel libro dei Maccabei, quando si dice che Giuda Maccabeo fece celebrare un sacrificio nel Tempio di Gerusalemme in suffragio per i defunti, o come quando l'Apostolo Paolo dice che alcuni si salvano, ma come passando attraverso il fuoco, oppure quando il Signore dice che ci sono peccati che vengono perdonati in questa vita e altri peccati che non verranno perdonati né in questa vita né nell'altra. Quindi questo presuppone che alcuni peccati, i peccati veniali, i peccati che non interrompono la nostra amicizia con Dio, possano essere perdonati in una fase, potremmo dire, quasi di tempi supplementari di questa vita. Non solo, ma c'è San Giovanni che nella prima lettera dice, nella sua prima lettera del Nuovo Testamento, dice che ci sono peccati mortali, cioè che conducono alla morte, e peccati che non conducono alla morte. Per cui se uno muore in questi peccati che non conducono alla morte, è salvo, ma deve purificarsi per poter accedere al trono di Dio, alla casa di Dio, all'aula della gloria di Dio, la grande aula del trono, della potenza, della gloria, della Santissima Trinità. Dobbiamo pregare per i defunti.
I defunti reclamano le nostre preghiere. Ecco, mi meraviglia talvolta che molti cristiani non fanno mai dire una messa in suffragio dei genitori. È una mancanza d'amore, è una irriverenza questo non ricordare anche davanti all'altare di Dio, come si raccomandava Santa Monica con Sant'Agostino, i propri defunti. Non solo, ma una delle sette opere di carità spirituale, di misericordia spirituale, una delle sette opere di misericordia spirituale è proprio pregare Dio per i vivi e per i morti. Quindi qualche volta anche pregare, offrire rosari, sacrifici, anche messe per chi può, per chi vuole, per coloro per i quali nessuno prega, cioè per le anime del purgatorio. Anime sante del purgatorio, pregate per noi. Noi promettiamo a voi la nostra preghiera.